Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Immigrati, recuperate 24 vittime del naufragio di domenica. Ucraina, attesa per incontro Poroshenko-Putin a Minsk. Scuola, vacanze agli sgoccioli, a Bolzano in classe l'8 settembre. Sono 24 i corpi senza vita recuperati durante le ricerche concluse ieri sera nel canale di Sicilia, dove si è capovolto il peschereccio domenica scorsa. 364 i migranti salvati dalle navi della Marina Militare e dalle capitanerie di Porto Fiorillo. Tutte le imbarcazioni sono dirette ad Augusta, dove sono attese nel primo pomeriggio. Intanto, oggi a Roma si terrà una riunione tecnica tra autorità italiane, rappresentanti di Frontex e della Commissione europea, allo scopo di identificare il miglior modo possibile per sostenere gli sforzi dell'Italia nel Mediterraneo. Cresce l'attesa per l'incontro previsto per oggi tra il presidente ucraino Petro Poroshenko e quello russo Vladimir Putin sulla crisi ucraina. L'occasione sarà il vertice di Minsk tra UE, Ucraina, Unione Doganale. È il secondo faccia a faccia tra Poroshenko e Putin da quando a febbraio è scoppiata la crisi nell'est dell'Ucraina. Vacanze agli sgoccioli per gli studenti italiani. I primi a rientrare in classe dopo la pausa estiva saranno i ragazzi della provincia di Bolzano, che varcheranno i portoni degli istituti l'8 settembre. Il nuovo anno scolastico inizierà invece per la maggior parte il prossimo 15 settembre. A seguire gli studenti della provincia di Trento e del Molise, per i quali la prima campanella suonerà il 10 settembre. Il giorno successivo, l'11 settembre, sarà quindi la volta degli studenti di Abruzzo e Valle d'Aosta. È invece previsto per il 15 il rientro nella maggior parte delle regioni, alcune delle quali hanno adottato da quest'anno il calendario scolastico permanente, che resterà invariato anche negli anni a venire. La polizia di Catanzaro ha arrestato 20 persone ritenute appartenenti alla cosca di 'ndrangheta Procopio Mongiardo, che opera nei comuni del basso versante ionico catanzarese e federata alle famiglie Gallace di Guardavalle e Galelli di Badolato. Gli indagati sono responsabili, oltre che di associazione per delinquere di stampo mafioso, anche di una serie di danneggiamenti a imprenditori ed esercenti commerciali ai quali venivano imposte richieste estorsive. A uno dei capi cosca viene contestato anche di aver minacciato un giornalista per costringerlo a non pubblicare articoli riguardo alla sua famiglia. Piogge sparse al nord e sole al centro-sud. Sono le previsioni del meteo.it. Per la giornata di oggi si attendono veloci rovesci al nord-ovest su Alpi e Prealpi, mentre almeno fino a sabato tornerà il sole. Tempo più asciutto e soleggiato sulla Romagna, Est Emilia, Basso Veneto e sul ponente Ligure. Alta pressione delle Azzorre e bel tempo estivo sul resto dell'Italia. Temperature massime comprese tra 22 e 27 gradi in pianura al nord, tra 28 e 32 gradi al centro-sud. Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte di Alfredo Martini. Lo storico CT della nazionale italiana si è spento ieri sera nella sua abitazione a Sesto Fiorentino in modo naturale e senza grande sofferenza, come ha riferito Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo. Martini era nato a Firenze il 18 febbraio 1921. Fu il CT per antonomasia della Nazionale Azzurra di Ciclismo e dello sport italiano in genere. Ruolo di commissario tecnico cui approdò nel 1975 e che onorò fino al 1997. Fu compagno di squadra e confidente di Fausto Coppi. Grazie Milan, ti sarò per sempre riconoscente. Firmato Mario Balotelli. L'attaccante, che da ieri è ufficialmente un giocatore del Liverpool, dopo essersi detto pentito di essere tornato a giocare in Italia, su Facebook ha dedicato un messaggio di affetto ai tifosi, ai suoi ex compagni di squadra e a tutto il club rossonero. Sta per iniziare un nuovo capitolo, ma vorrei ringraziare i tifosi del Milan, che hanno dimostrato incredibile lealtà e fiducia in me, scrive Super Mario. Lascio Milano con tristezza, ma so che andando avanti renderò tutti voi ancora orgogliosi. Forza Milan, conclude l'attaccante.